Il comune di San Mauro Castelverde, nelle Madonie in provincia di Palermo, potrebbe diventare nelle prossime ore zona rossa. Su circa 1.400 abitanti, circa 50 sono i positivi e 60 le persone in isolamento fiduciario. I dati sono emersi dall'ulteriore screening fatto dall'USCA di Cefalù. Il sindaco Giuseppe Minutilla ha chiesto al presidente della regione Nello Musumeci l'istituzione della zona rossa per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Siamo chiaramente in attesa della firma del Presidente della Regione sull'ordinanza che ieri abbiamo chiesto per quanto riguarda l'istituzione della zona rossa, considerato che il livello è tale che ha raggiunto il 35% rispetto ai parametri che normalmente non devono superare il 20% della diffusione del virus. Siamo in attesa dell'ordinanza che sicuramente arriverà domani e nelle more non dobbiamo fare altro che continuare a comportarci così come abbiamo fatto in questi ultimi giorni, che è stato quello di stare a casa, di evitare gli assembramenti, mettere la mascherina, le cose che noi sappiamo. E certo, in un momento così drammatico poi c'è anche un raggio di sole, una luce, e la luce è rappresentata dal fatto che io oggi ho registrato la nascita di due bambini a San Mauro, Diego ed Andrea. Ecco, la speranza non finisce, loro sono un segno importante, bene, che la nostra comunità vuole continuare, una comunità che vuole vivere. Mi ha dato grande gioia, grande soddisfazione questa notizia, e devo dire in giorni che, rispetto ai giorni passati, dove avete visto anche che le mie condizioni, come dire, fisiche, me lo hanno detto tanti, erano, come dire, di ormai come un cane bastoniato, mi dissero, tu eri come un cane bastoniato. Bene, sono convinto che noi usciremo da questa situazione. È chiaro che noi sanificheremo anche le scuole, è inutile dirlo, prima che si aprano, sanificheremo anche gli edifici pubblici, e sanificheremo anche la chiesa.